Ciao, oggi ti portiamo in un posto fantastico. Sembra di essere in una favola, tra guglie e torrioni. C'è anche una piccola caduta, ma un folletto mi ha aiutato a rialzarmi. Vieni, lasciati catturare da questo mondo fantastico. Basta fare un piccolo passo indietro e cominciamo dall'inizio. Ciao, buongiorno, benvenuti, siamo... Dalla fascia alla rovescia. Ricominciamo. Siamo al piano dei Risinelli, la fascia è giusta. Qui c'è un'acqua freschissima con il cantico delle creature di San Francesco. Noi abbiamo parcheggiato la macchina qui e vi porteremo in un ambiente straordinario. Stiamo raggiungendo il sentiero, l'inizio del sentiero delle foppe. Se arrivate un po' prima potete provare a portare la macchina un pochino più vicina. Noi siamo partiti da Toscana, quindi sono esattamente le 9. Ok, vi portiamo a Rifugio Rosalba. Da questo punto attivo anche la traccia GPS che troverete poi sul sito arrivalnonno.it. Dai, partiamo! Stai collegato perché non vedrai solamente delle immagini bellissime. Quando si parla di grigne, si parla anche di emozione. Sarei partita in quarta solamente perché vuol mangiare a rifugio. Marco Annoni gli ha detto che qui si mangia molto, ma molto bene. E lo tengo a salutare. Domani lo incontriamo e saliremo sul grignone. Bellissimo questo paesaggio che cambia in continuazione. Ora usciamo dalla faggeta e si apre la vista su queste bellissime buie. Ecco, ora si comincia a salire decisamente. Piccolo tratto attrezzato, qui c'è due staffe. Trovi altri due video che abbiamo girato qui in questo fantastico mondo che sono le grigne. Metto il link in descrizione. Qui siamo al video, dall'altra parte c'è l'altro sentiero. Oggi noi facciamo quello delle foppe, che è un modo abbastanza semplice per avvicinarsi a quello, come detto prima, questo fantastico mondo delle grigne. Qui decisamente la salita si comincia a far sentire, ma immaginate voi. Su questi sentieri passava quello che oggi è un grande alpinista, ma a quei tempi era un giovane, un ragazzo come tutti gli altri che apparteneva al famoso gruppo dei Ranni di Lecco e partivano quassù alla scoperta delle guglie, di questi bellissimi posti. Sto parlando di Bonatti e tutti gli altri.
Infatti qua abbiamo il torrione Ratti. Ricordiamo anche che il lago di Como e le sue montagne sono state fonte di ispirazione di uno dei romanzi più conosciuti al mondo, I Promessi Sposi. Ora si apre lo spettacolo. Il sentiero catalogato secondo alcuni e per altri e escursionisti esperti. Tuttavia non ci sono difficoltà eccessive, ma la chiamano la spacca gambe, soprattutto in discesa. La roccia è consumata per il passaggio ed è molto scivolosa in caso di pioggia. Sara, chi lo salva? Si vede. Sembra che lì, ma c'è ancora da camminare un pochino. Siamo a 1543 metri. E qua ci sono anche due grandi escursionisti. Ragazzo, ecco, qui siamo all'intersezione col sentiero che abbiamo lasciato prima, quello dei morti. Ogni tanto si sente suonare la campana del torrione del cinquantenario, che significa che qualcuno ha raggiunto i 1743 metri di questo bellissimo torrione. Sara c'ha fame, è proprio lo sguardo. Ok, si va a mangiare. A Rifugio Rosalba, posto a 1730 metri, si mangia bene, piatti tipici, al costo contenuto. Questo è veramente un modo bello per venire facilmente in questo posto. Come avete visto, il sentiero non è difficilissimo, è un posto fantastico. Con la grigna qui dietro le mie spalle mi viene sempre quel senso di emozione, veramente. Ragazzi, con le grigne non abbiamo ancora finito. Ti invito a iscriverti al canale, a cliccare sulla campanellina per non perdere il prossimo bellissimo video, perché saliremo sulla grigna settentrionale. Ciao, a presto e buona montagna a tutti.